abbiamo un grossissimo problema legato all'informazione, nel senso che se guardiamo per esempio l'esperienza della criminalità organizzata, continuano a raccontarci la memoria della criminalità organizzata e non l'agire quotidiano, e per questo questo paese non riesce a capire quello che sta succedendo. Ci sta facendo passare il messaggio che il delitto in questo paese sempre è familiare o legato alla sfera familiare o alla sfera personale, ma comunque individuale. Non c'è mai una responsabilità collettiva, soprattutto non c'è mai una responsabilità del potere. E dall'altro è un'informazione che nega moltissime storie di cui in questo paese è veramente zeppo. La collezione Sabotage pubblica romanzi che raccontano quelle che noi chiamiamo storie negate, cioè sono storie che vengono raccontate magari poco, in maniera superficiale. Noi intendiamo il romanzo come una sorta di reportage che usa la lingua del romanzo per raccontare storie che nascono da indagini, da esperienze dirette e in particolare che raccontano oggi il passaggio tra crisi e conflitto. Ma le trame dei miei romanzi partono sempre da fatti realmente accaduti o soprattutto che stanno accadendo. A me interessa maneggiare la realtà e quindi stare dentro le storie nel senso di costruire una trama basata proprio su un'indagine, su un percorso all'interno di alcune realtà, usando i mezzi del giornalismo investigativo. C'è stata una grande trasformazione antropologica, secondo me, soprattutto nel mondo della criminalità, per cui quella vena di romanticismo che c'era negli anni 70, fino agli anni 80, oggi non esiste più. E secondo me è giusto raccontarla. Io non credo che indulgere troppo la finzione nella psicologia dei personaggi per strizzare l'occhio in qualche modo al lettore sia corretto.